Salve a tutti, sono Giuseppe Tortorella. Vi mostro questa cattura che è abbastanza particolare. In questo caso è molto zoomata per farvi vedere questa cernia che io ho valutato molto male perché avevo valutato un pesce di 4-5 kg e stava a una profondità di un circa 32 metri. Allora io mi trovavo, in questo caso mi trovavo a Marina di Camerota. A proposito, mi raccomando, cliccate segui perché per voi non è importante, è solo un clic e non vi costa nulla, per me è importante. Comunque stavo scendendo. Su questo ciglio che è sui 30 metri e sulla base sono 32 e avevo visto questa cernia. A un certo punto scendendo vedo che si intana, allora mi avvicino, stavo in questo momento stavo senza torcia e quindi mi avvicino allo spacco e cerco di vedere all'interno se senza torcia riuscivo a scorgerla e mia meraviglia la vedo lì che sta all'imboccatura in quest'altra da quest'altra parte. Allora metto il fucile, ovviamente è importante valutare dove sparare perché non possiamo rischiare di incastrare un pesce. Allora dovete anche vedere bene insomma lo spazio che ci sta. Poi dopodiché ecco qui si vede che sono molto profondo, sblocco il mulinello del fucile per poter risalire rapidamente e mantenere leggermente in trazione in modo che il pesce non si possa muovere dalla posizione. Poi salgo sopra. Prendo il pallone, metto il filo in trazione, adesso non si vede, forse dopo si vedrà un attimo, riscendo e mi ero portato anche il coltello per il scocciaste, ma non è servito, e la porto via così vedete come la sposto, perché fortunatamente lo spazio c'era e mia meraviglia il pesce era più del doppio, era un pesce di poco più di 10 kg. E niente, qui vi faccio vedere la risalita e qui si vede bene insomma la profondità in cui sto. Perché ovviamente si vede la superficie, l'acqua era limpidissima, un posto bellissimo, Marina di Camerota è spettacolare, solamente che è molto lontana da casa mia e quindi per andare in questo posto, insomma, devo farmi quasi 2 ore di macchina per andare e un'ora di gommone quasi. Però l'acqua la trovo quasi sempre bella, i cigli sono belli, insomma, il pesce ci sta. E qui infatti si vede che stavo col pallone e l'avevo messo in trazione. E niente, salgo sopra e poi che vi devo dire? È una grande soddisfazione continuare a pescare a questi livelli. Allora, non è stato facilissimo perché l'ho sparata in un punto un po' stretto, però insomma non è uscita una difficoltà enorme. E tutto sta a valutare bene se dal punto in cui si spara possa uscire. Niente, un pesce veramente molto bello. Penso sia una decina di chili. Grazie anche alle mie pinnette di RX, fanno paura. Ciao ragazzi.